Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo secondo episodio. Vi ricordo che trovate il primo qui nelle schede. Vi ringrazio tantissimo perché mi sono tanto impegnata, nonostante il green screen sia stato bocciato da tutti voi. Ma io lo sapevo, perché se andate a vedere quel video vi accorgerete sicuramente che questa parte era in dissolvenza, quindi stava praticamente sparendo, neanche Harry Potter. Comunque, questo è il video su come trovare il proprio stile. Prima di iniziare apro, come mio solito, una parentesi e vi dico che qua sotto in info box trovate un link e un codice sconto per avere un buono da 50 euro sul sito Barocco Cosmetics. Quindi voi fate la vostra spesuccia e dal totale, non c'è un minimo di spesa per fare il vostro ordine, vi saranno scalati appunto questi 50 euro. Vi basterà mettere semplicemente la vostra mail e il gioco è fatto. Chiusa parentesi, iniziamo questo video. Io non sono un'esperta di stile, ma lo ripeterò sempre. In ogni video di questo tipo che farò, sicuramente lo ripeterò ad oltranza finché non vi stancherete. Comunque, benvenuti di nuovo in questo video, togliendo tutta la premessa che ho fatto poco fa. Prima cosa che bisognerebbe fare, cioè io diciamo che mi sono guardata un po' qui e lì video, articoletti e ho raggruppato tutte queste idee. La prima cosa appunto è di accorgersi, aprire il vostro armadio, i vostri cassetti e accorgersi le cose che indossiamo più spesso. Sembra una banalità, però alla fine, se voi vi accorgete che indossate sempre le solite 10 cose, vuol dire probabilmente che le altre non vi piacciono più di tanto e che appunto preferite quelle 10 cose a tutto il resto. Più che far caso alle cose che indossiamo più spesso, facciamo caso alle cose che ci fanno sentire a nostro agio. Io negli anni ho provato veramente di tutto, perché facevo shopping veramente in modo casuale, ma ci arriveremo fra poco con il punto dedicato allo shopping casuale. E non avendo ancora individuato ai tempi il mio stile, prendevo cose e mi ritrovavo ad indossare sempre le stesse, proprio perché tutte le altre non rispecchiavano quello che ero, quello che mi faceva stare veramente bene, mi faceva vedere a posto, pronta per uscire, carina e sistemata. Tutte le altre appunto sono finite inevitabilmente per far parte del decluttering. La seconda cosa, ve lo dico, è un po' una rottura di balls, perché si tratterebbe di provare, almeno al mio parere per un paio di settimane, un po' tutto quello che si ha. O comunque diciamo che io restringo la selezione alle cose di cui non siamo certi, nel senso che quando, almeno vi parlo per mia esperienza, quando volevo appunto un outfit carino, pensavo di mettermi, che ne so, un paio di pantaloni, però non ero totalmente convinta, poi alla fine ovviamente non li mettevo e sceglievo la solita cosa che mi mettevo sempre. Ecco, quel pantalone di cui non siamo sicuri, proviamolo, così magari vediamo come ci sta indosso, abbiniamolo in vari modi, proviamo. E piccola tips, se proprio quel capo vi piace tantissimo, però vedete che non vi convince, vi sta magari un po' largo sulla vita o c'è l'orlo da fare, portatelo dalla sarta. Terzo punto, attenzione ai colori che ci stanno oggettivamente bene. Sapete quando vi dicono: oddio, come sei bella oggi, come sei radiosa oggi? Proprio perché abbiamo indosso un colore particolare magari, o comunque un colore basic, nude. Io ho notato che mi stanno molto bene i colori pastello, quindi non so, il verde menta, il color carta da zucchero, il rosa pastello, il giallo pastello, anche il color pesca, sono tutti colori che prima credevo che veramente mi avrebbero fatto sembrare ancora più malaticcia, perché sono molto molto pallida. Invece ho scoperto, provando, che mi stanno un sacco bene, quindi il mio consiglio è quello di fare, diciamo, non da soli possibilmente, però armocromia. Io ho fatto un video a riguardo che vi metto sempre qui nelle schede, che vi può aiutare a trovare la vostra stagione e di conseguenza i colori che vi donano di più. Il quarto punto che vi potrebbe aiutare a trovare il vostro stile è quello di farsi delle foto, non dei selfie, ma foto proprio da fuori, quindi neanche quelle allo specchio. Quindi quando voi vi vestite, avete il vostro outfit completo di accessori, anche il cappotto no, non lo aggiungerei perché comunque coprirebbe gran parte del vostro look. Fatevi una foto da fuori, mettete l'autoscatto, fatevela fare e vedete se vi valorizza, se vi piace, se i colori vi donano. Il quinto punto proviene dalla mia esperienza personale ed è quello di non comprare subito qualcosa che vi piace, cioè il classico colpo di fulmine che credo abbiamo tutte, almeno una volta al giorno quando passeggiamo per le vetrine.
Comunque, quando vi piace un capo in generale, anche online, soprattutto online, non prendetelo subito perché vi piace o perché sta bene alla modella, ecco. Io sono bassa 1,57 m, quindi vi faccio l'esempio di un paio di pantaloni. Io avevo visto questo paio di pantaloni bellissimi, erano dei jeans, e alla modella stavano benissimo, insomma, cadevano perfettamente. Io li presi, ma vi parlo di parecchi anni fa, no, assolutamente no. C'era l'orlo da fare, ma a parte quello che è una cosa risolvibile praticamente su tutti i modelli di pantaloni, almeno per quanto mi riguarda, no, non stava assolutamente come a lei, quindi non proiettate quello che sta sulla modella o quello che vedete online su di voi, almeno non subito. Piuttosto io ho imparato a proiettare quel capo che vedo sul mio fisico. Io conosco dopo tanti anni il mio fisico, quello che posso e quello che non posso indossare, ma più che altro quello che mi valorizza e quello che non mi valorizza, perché uno può indossare qualsiasi cosa se gli piace, ovviamente. Certo è che ci sono cose che ci donano di più e altre meno. Quindi io so che determinati tipi di pantaloni non li potrò mai indossare, esempio quelli a vita bassa, ma per fortuna neanche mi piacciono. Certi tipi di top non li posso indossare perché non mi valorizzano, non mi piacciono. E certi tipi di scarpe non le posso indossare, esempio le scarpe, gli stivaletti per esempio che arrivano alla caviglia o a metà polpaccio. Mi uccidono la figura, otticamente sembra ancora più accartocciata e più bassa. E quindi diciamo che posso riassumere questo quinto punto nel avere conoscenza del proprio fisico e di quello che ci valorizza e quello che non ci valorizza. Naturalmente non si trova il proprio stile applicando tutti questi punti insieme, bisogna fare tanta pratica, quindi può darsi anche che voi siete addirittura d'arrivo per trovare il proprio stile e questi piccoli trucchetti magari vi possono essere d'aiuto, oppure volete iniziare proprio alla base perché non vi vedete bene con niente, però appunto il mio consiglio è di fare pratica. Sesto punto, fare pratica, provare, non fate il mio stesso errore quando fate shopping che non provate niente. Io ormai per fortuna, appunto vi ripeto, conosco il mio fisico, quindi quando vedo qualcosa faccio così, lo guardo e vedo già se mi può star bene. Non fate l'errore di prendere cose a caso, provate nei camerini, perché ci possono essere cose che guardandole sulla stampella dite no e invece provandole dite sì, per me è sì, e viceversa. Dopo che avete fatto decluttering, dopo che avete osservato il vostro guardaroba, dopo che vi siete viste da fuori e avete visto cosa vi valorizza e cosa no, il mio consiglio è quello di non fare shopping casuale, come appunto vi dicevo all'inizio. Quando andate a fare shopping non comprate tutto quello che vedete subito, piuttosto ritornateci. Fate una prima perlustrazione, segnatevi le cose che vi piacciono e poi ovviamente controllate anche se ci sono online, perché metti caso tornate e non lo trovate più, almeno lo trovate online quel capo. Poi appunto ritornate e se quel capo vi piace ancora, se ci pensate durante i giorni, vuol dire che insomma vi ha colpito abbastanza. Quindi non comprate tutto subito, pensateci, rifletteteci. E anzi, secondo me può essere utile scrivervi 5 capi, non so, sulla vostra agenda, sul cellulare, che avete visto o che vi accorgete mancare nel vostro guardaroba. Esempio, io attualmente mi sono accorta di non avere un cardigan nero semplice. Ne ho uno lungo, abbastanza leggero anche, quindi è un po' over adesso per le temperature che fanno, però il problema è che è lungo fino alle caviglie, sembra un becchino, e quando lo indosso mi va proprio a, non so, mi svalorizza, ecco. Quindi mi sono accorta tante volte quando creo i miei outfit, quando voglio qualcosa di nero e voglio mettere un giacchino, mi accorgo sempre che quel cardigan nero manca, quindi mi sono segnata sulla mia agendina cardigan nero e sto aspettando il pacco di Shein. Questo ovviamente era un piccolissimo esempio, però come vi ho detto già nel primo episodio, che mi sono accorta solamente all'ultimo che le t-shirt bianche e nere erano un capo must da avere super versatili, io prima non li avevo. Davo, diciamo, la precedenza, davo la priorità alle magliette particolari, con le grafiche, tutte strane, che poi puntualmente non sapevo come cavolo abbinare. E quindi ho rivisto proprio tutto, tant'è che nel decluttering scorso, che vi ho anche linkato nel video precedente, ho dato via parecchie magliette grafiche che prima
erano semplicemente piegate, occupavano spazio. Un altro punto super utile che io seguo da non so quanti anni, credo da quando l'ho scoperto, prendere ispirazione. Io uso Pinterest, non so se lo conoscete, è un'applicazione, è un sito che potete insomma scaricare, guardarvi sul computer, dove volete. Ci sono tantissime, tantissime immagini di look completi, se voi cercate magari, non so, outfit cardigan nero, nel mio esempio, ecco, io lì vedo un mondo nuovo, nel senso potrei trovare ispirazione su come abbinarlo, anche se comunque vi ho fatto un esempio stupidissimo, il cardigan nero si abbina con qualsiasi cosa, però se avete un capo particolare, esempio pantaloni verde menta, voi scrivete green pants outfit e avete fatto, vi si aprono tantissimi look di immagini appunto con quel tipo di capo e non lo so, potete trovare ispirazione, io lo amo Pinterest, non so se si è capito, ma lo uso praticamente, non vi dico tutti i giorni, però quasi. Oltre a Pinterest ci sono anche le foto, i video di Instagram o anche, non so, di tips che voi seguite, da cui potete trarre ispirazione, ritagli di foto, di riviste, insomma, prendete ispirazione. E una volta fatto questo, andate nella vostra raccolta e guardate che cosa hanno in comune tutte le foto che avete salvato. Per esempio, qui, come vedete, qui entra in gioco la famosa Rella, che fino adesso era stata un po' in disparte. Qui, come vedete, ho un sacco di capi nude, perché appunto mi sono accorta che, cioè, non ho preso il mio profilo Pinterest, ma vi ho fatto un esempio qui concreto, che appunto qui ho tutti i capi nude. Difatti nel mio armadio, dal mio armadio li ho trasferiti qui per farveli vedere, proprio perché aprendo ho guardato l'insieme e mi sono accorta effettivamente che i colori che prevalgono sono questi. Quindi fate caso a questo, ai tipi di modelli che salvate, se salvate, non so, immagini che hanno in comune pantaloni a vita alta o maglioncini con, non lo so, le maniche a sbuffo, perché sono le cose che piacciono a me. O al mio contrario, magari vi potete accorgere che avete salvato nella vostra raccolta capi con colori sgargianti, colletti stravaganti, grafiche o stampe super, non so, che danno nell'occhio, insomma. Quindi magari vi potete accorgere anche da lì, insomma, quello che vi piace. Ovviamente poi ritorna il consiglio di prima, che è meglio provare tutto quanto, perché magari vi piace un determinato look, lo provate e poi o per i colori o per il modello dite no, per me è no. Fun fact, che risale alla mia adolescenza, quando uscirono le Brazza ai tempi, io volevo vestirmi esattamente come loro, ossia strettissima sopra e poi sotto pantaloni a vita bassa super larghi con la zampa d'elefante, proprio che ti coprivano le scarpe, che ti ci strusciavi per terra e tornavi a casa, cioè li indossavi una volta e poi ciao, erano da buttare. E quindi sì, io avevo provato questo tipo di oh mio Dio, a ripensarci, questo tipo di, non so, stile, e veramente no, anche perché poi guardandomi bene mi sono accorta, cioè è sempre stato così, però magari ci ho fatto caso solamente più avanti, che io avendo il punto vita molto stretto e i fianchi larghi, i pantaloni a vita bassa su di me veramente no. Quindi da lì mi sono accorta di non essere al mio massimo, ecco, con quel tipo di pantaloni, e invece indossare quelli a vita alta che indosso tuttora e che amo alla follia. Ultimo consiglio, non per importanza: non seguite la moda, indossate quello che vi piace, cioè se vi piace il blu e il nero insieme, indossatelo. Se vi piace, non so, un modello particolare di top, di felpa, che però nessuno indosserebbe ma voi fa impazzire, indossatelo. Un paio di scarpe strane, indossatele. Ma vi consiglio vivamente di non seguire la moda, perché io lo facevo e l'ho fatto, ma se, non lo so, per portarvi un esempio, quando uscirono le borchie, no? Le vedevi ovunque, tra un po' pure sulle mutande, io mi ero comprata un paio di scarpe con le borchie, un paio di pantaloni con l'orlo fatto con le borchie, una borsa piena di borchie, anche un cappello se non ricordo male, e mi facevano veramente pena, per non dire un'altra parola. Oppure quando andavo il mimetico, i colori scuri, quella stampa non mi valorizzavano assolutamente. E questo per dirvi che seguire la moda, sì, magari vi può far sentire o far pensare di sembrare alla moda, trendy, feige, però poi non è così.
Quindi in generale provate, fate pratica, scopritevi, quindi trovate anche l'ispirazione. Io spero che con questi consigli vi sia stata utile anche un minimo, anche un 1%. Fatemi sapere nuovamente, dato che il primo video è stato un flop per quanto riguarda lo sfondo, che cosa ne pensate di questo, se vi può piacere uno sfondo un po' così neutro. Vi ricordo il codice sconto di Barocco Cosmetics. Ci vediamo al prossimo video.